Buongiorno, rieccoci in un vlog di compere. Avevo chiesto se qualcuno... Questo è baby, siamo sole. Comunque, avevo chiesto solo a te un video della spesa, scusate, mi sentiate? Con la musica. E lo faremo, perché devo andare a vedere se c'è delle cose per mio fratello, per il suo compleanno. Quella torta. No, quelle torte. Mio fratello va a studiare. Ah, vabbè. Comunque, torta. E in realtà no, hai ragione, le candele, perché non ne abbiamo blu. E mamma mi ha detto di guardare. Comunque, stavamo facendo un giro, ma praticamente costa tutto un botto e non c'è più Pinky. Non c'è più Pinky. Lo troveremo. Esatto, io lo adoravo, ho comprato un botto vestiti da Pinky. E niente, ci vediamo quando siamo all'interno del supermercato o se compriamo qualcosa. Così improbabile se continuo così. Vabbè. Ah, e oggi andiamo anche arrivati a comprare delle scarpe. Siamo arrivati, qua c'è la borsa di qualcuno. Qualcuno vuole indagarlo la borsa. Tanto la proprietaria tace. Se andate fatto uova, ma tecnicamente a distinzione è reparto cose straniere. Perché ho fatto la lista, ma compro solo le cose che non trovo a Tana. Ciao. Dimmi questi, anche se non c'entra niente. Pollo e manzo per mio fratello, per vedere i film. Non oggi. Anche qua c'è qualcosa. Allora vedremo. Questi? Sì, mi danno in money, 0,69. Sono per mio zio. Due per tipo, mi ha detto. Ok, fatto, ho preso tutto ciò che non dovevo prendere, ciò che dovevo prendere non l'ho trovato, o costava un botto, esatto. E, tipo l'unica cosa che ho trovato non c'era il prezzo e niente. E adesso andiamo nella biblioteca. Lei guarda se prende qualcosa, se c'è qualcosa di carino. Credo, non ne sono sicura, ma credo che userò l'app 18, io. Almeno quei soldi sono utili. No. Ciao. Ok, volevo dirvi che mi sono dimenticata, abbiamo comprato due libri a testa, vi farò vedere poi a casa bene tutto. Comunque abbiamo cambiato il centro commerciale perché siamo all'Egru di Gliacco, perché mia madre doveva venire alla posta. No, ho guidato io. Sì, certo, mia madre. E adesso siamo all'OVS a vedere se c'è qualcosa di carino. Abbiamo lasciato lì zaino e la borsa in macchina. Però non niente. Ho soldi. E io sì. E anche se non credo che prendo niente, continuiamo a girare, almeno passiamo il tempo. Ciao. Se non ci perdiamo. Ciao. Il suo paradiso. Ok, eccomi ritornata a casa dopo questo mini vlog video della spesa. In realtà doveva essere solo esclusivamente un video della spesa, appunto con davanti solo una piccola introduzione, ma non ho trovato praticamente niente, anzi niente di quello che mi serviva, e l'unica cosa che ho trovato aveva un prezzo esorbitante, e un'altra non aveva il prezzo. E quindi non ho preso niente di quello che dovevo prendere, ma ho preso altre cose come avete visto, che adesso vi faccio vedere un po' meglio. Cioè... Allora, le prime due cose che ho preso sono queste, che sono i sake bone al manzo e pollo. Di solito a Tana ci sono solo quelli in barattolo che costano di più, anche se la quantità è la stessa e il gusto pure, quindi ho preso queste. Poi per mio zio, non per me, lo so che avete visto 3000 budini, per me non avete neanche sentito che ho detto per mio zio, ne ho presi due alla vaniglia, due al cream caramel e due alla fragola, e però li rigetto nello zaino, così dopo li porto giù. Poi con la mia amica siamo passati sempre lì alle Fornaci, nella libreria, la Giunti, e ho preso due libri che erano in offerta della Newton, sì, due libri per 9,90, e ho preso due libri leggeri, cioè che pesano 30 anni, infatti
non so se vi ricordate, ma ho l'obiettivo di leggere un botto di libri. A marzo non sono riuscita a leggerne nessuno. E adesso che ho i giorni un po' più liberi, cerco di leggerne qualcuno. Ma ho preso questi, che in realtà non valgono come un libro solo, ma uno vale per 4 libri, l'altro per 3, perché appunto sono libroni molto spessi che all'interno hanno più libri. Uno è questo, che è L'Invincibile, ed è una saga, ce ne sono appunto 4, Alla conquista del potere, La battaglia vendetta, Guerra sui mari e Sfida dell'impero, a tema romani, storico per l'appunto, perché io adoro la storia, quindi questo è sul lato storico, e vale come 4 libri, perché appunto sono 4 libri di una saga. E c'è un gatto lì che vuole entrare, però non vuole entrare da lì, vuole che vada dall'altra parte, e c'è uno dopo. Questo invece è più romantico, vale 3 libri, è Un'estate indimenticabile, Appuntamenti in riva al mare e Il piccolo negozio del lieto fine. E allora, non so proprio se parlano di amore come tema principale, perché nelle piccole trame che c'erano più che altro si poteva intuire che c'era l'amore, specialmente nell'ultimo, ma come altro parla più di donne che si riscattano. E niente, l'ho preso, appunto anche questo vale come 3 libri e li metto lì. Poi abbiamo cambiato centro commerciale, proprio è venuta per mia madre, si è andata a Gugliasco, perché lei doveva andare all'Apple per un vecchio iPad che le ha regalato, ma vecchissimo, e che però non riusciamo a accendere, e ce l'hanno aggiustato, e ho ucciso la busta. Mentre erano lì, io e Bedisa siamo andate prima da un negozio OVS, che però di OVS, tipo la parte vera di OVS era chiusa, c'erano solo altri negozi, e ho preso una cosa che c'è in promozione, cioè prendi 2 prodotti e quello meno caro lo paghi 1 centesimo, e ho preso, potendo al più caro, questo che è un mini correttore naturale, appunto, che era in offerta. Ho preso il più chiaro, cioè il 10 Tender Rose, non so se si nota, non si nota una mazza, vabbè, questo chiaro chiaro, perché il mio chiede pietà e io intanto il correttore non lo uso moltissimo. Poi non so quali dei due, perché hanno il prezzo uguale, è stato quello a poco. Questo è il 24 Ever Bold Volume Mascara, perché il mio poveretto chiede pietà e devo buttarlo, anche perché è vecchio. E poi i rossetti, in solito ho preso 2 mascara, perché almeno li scambiavo, ma poi ho preferito bene questo set che aveva lo stesso prezzo di questo bel color. Ah, sono tutti di Essence, sono tutti di Essence, perché l'ho fatta Essence, che è Semi Matte 26 Daring, che in realtà ne è uno simile, ma non importa, sembra marrone, ma è violaceo, ve lo giuro. Poi alla punta sono andata a Feltrinelli, che ho detto avevi bisogno di comportarmici, e sempre gli altri ho speso 9,90€ per entrambi, ho comprato 2 libri a 9,90€ ciascuno. Primo è questo, Il segreto di Medusa, che me l'ha consigliato una mia amica, era, se non sbaglio, già nella lista che avevo fatto del mio programma più grande dell'anno, e appunto era in offerta, nell'altro negozio costava anche di più, e l'ho preso. In realtà nell'altro negozio ero strapuntata nel lato esoterico, c'erano sia i tarocchi celtici che le stelle, che molte cose che volevo prendere, ma che alla fine non ho preso, perché mi ero messa tipo ogni libro al massimo 10€ e superavano, se no uscivo da lì con 300 libri e 300€ di debito. A me non mi devono portare nelle biblioteche, perché sono capace di non andare in biblioteca e non comprare libri per un anno o due, perché tanto o me li regalano o me li leggo online. E poi se mi porti in una biblioteca, forse per me, tipo, tra il reparto storico e il reparto esoterico, prenderei tutto. Quindi no. Ecco, se qualcuno, il mio ragazzo lo saprà, quando l'avrò, saprà che deve comprarmi i libri. L'altro, che è quello che è stato più azzardato, perché è molto piccolo per costare 9,90€, e però è ancora in celofanato, che mi piace un botto, è La Resistenza, per l'esattezza L'Italia Partigiana e Il Trattato di Pace, che tratta sia appunto della guerra e della storia, che a me piace molto. Per chi mi segue da vario tempo, ho fatto addirittura un video su come ho scelto università, e appunto ho scelto storia e archeologia, e voglio specializzarmi in quella italiana. E in più questo parla specialmente della zona alpina, eccetera, che era la mia zona, e che il mio zio è stato partigiano, eccetera, quindi lo sento molto mio come argomento. Ultima cosa, almeno un vlog un po' più lungo,
ero andata proprio da Apple e mentre i miei guardavano, approfittando che io, essendo nata nel 2003, quest'anno ho il 18 app e tecnicamente posso usarlo per la formazione e per le cose tecnologiche, avevo guardato appunto per l'iPad un pennino, non per adesso ma per l'università, perché poi aumentano anche i prezzi. L'Apple mi ha detto che non era convenzionata, ma ad andare sopra la MediaWorld, che appunto erano convenzionati invece. 3 ore lì di attesa, che perché era rimasto l'ultimo iPad, pennino, impazzire l'assicurazione, eccetera. Andiamo alla cassa a pagare, io mi ero fatta il buono, che per fortuna si può annullare, perché dicono che con quello da MediaWorld posso comprare i CD, i biglietti del cinema, le varie cose, e io tipo c'è un film in giro, almeno, cioè l'iPad mi serviva per studiare il cinema, ok, è bello, i film sono belli, i CD li adoro, ma non vado ad usare quei soldi quando posso prendere già solo i CD su YouTube o su Spotify, che costano uguale, anzi costano meno, in alcuni casi sono pure gratis, e quindi niente, alla fine ovviamente meno male appunto si può annullare il buono, perché sennò perdevo 459 euro, e niente, quindi adesso la ricerca continuerà e lo prenderò sicuramente usato, quindi se qualcuno o ha o vuole vendere o sa qualcuno che vende un iPad usato, magari non troppo vecchio, non l'ultimo modello, non me ne frega niente, me lo scriva qua sotto o anche nel direct di Instagram, è uguale, perché davvero io non so come fare con l'università. E niente, il gatto mi sta ammazzando, quindi vado ad aprirli, spero che questo video vi sia piaciuto, tranquilli, al più presto cercherò di fare un video spesa vero e proprio, andrò con mia madre, tipo credo a metà mese, non lo so, perché per ora abbiamo le scorte, e cercherò di fare un video decente. Comunque vi informo già che domenica, cioè vi informo già, io domani sono, domani, ieri, era il carnevale di Giaveno, come proprio lancio coriandoli, okay, nel caso di una mia amica. Anzi, nel caso davanti al caso della mia amica, mi farò odiare praticamente, perché il punto principale non sono i bambini, ma i vecchietti. Sono le 9:00 passate. E quindi niente, magari se riuscirò, girerò qualche piccolo video. Non sarà un vero e proprio vlog sicuramente, perché non potrò, avrò altro da fare. Ma magari qualche video lo farò. Poi viene una mia amica a vederci, quindi magari gli chiedo di registrarci. E niente, il gatto mi sta davvero ammazzando, quindi vado ad aprirli. Ciao!